e sento subito un commento a caldo del nostro Tommaso Cerno. Tommaso, l'Italia ci siamo fatti roncone Dio qui, molto attenti, diligenti, e che ha aperto il Quirinale, ha detto che è un nonno pronto per le istituzioni e per il colle più alto, e gli ha pure suggerito ai nostri simpatici amici parlamentari, tra cui te, eleggetemi al primo turno che vi conviene, così se fate un po' troppo casino con queste elezioni del Presidente, poi dopo chissà che succede. Beh, mi sembra che abbiamo conosciuto per la prima volta in anticipo il nuovo Presidente della Repubblica, anche perché oggi lui ha detto delle cose che forse sono più nella penna di un vaticanista che di un quirinalista. Ha detto questa frase che sembra una citazione laica di Papa Roncalli, del discorso alla Luna. Ha detto: la mia persona conta meno di niente, come disse lui. Lui disse: io sono soltanto un fratello che per volontà di Dio è diventato padre. Lui usa la frase laica: sono il nonno dell'istituzione. Ma c'è un parallelismo con quel momento che mi ha lasciato colpito. E poi si è presentato come il capo della grande resistenza, la grande resistenza pandemica e la grande resistenza economica, quindi come il Pertini dei tempi moderni, cioè ha tutte e tre le caratteristiche. Credo che abbiamo conosciuto il Presidente della Repubblica. Io so che il Parlamento, da infiltrato speciale, ha delle follie, ma insomma, dopo questo tipo di profilo, credo che sia molto difficile immaginare che avremo un diverso Presidente della Repubblica. Allora, mi sembra molto interessante questo parallelismo col Papa. Noi non c'eravamo arrivati, figli Fabrizio. No, non c'eravamo arrivati, però, no. Insomma...